rose up. SK Telecom continue to rule the world. Uzi goes godlike. Evocatori e evocatrici, bentornati per l'ultimo game, questa volta è l'ultimo game. Siamo questa volta qui. Sì, questa volta sì. Di questa prima giornata di MSI, in cui abbiamo avuto di già delle belle emozioni. E come? Qui arriva un po' una divisione totale, perché io, da buon amante dell'Est, sentiamo, ho tifato per i PSG Talon. Abbiamo visto due Walcott, se non sbaglio, due nuovi arrivati, avete lanciato il vostro favore nel ring per i Talon. Un buon coraggio senza dubbio per quello che riguarda principalmente anche il favore della folla, perché qua chiaramente arrivare su PG Esports Casting Desk e votare contro l'LEC a volte è un po' un crimine che chissà se i spettatori vi perdoneranno, però... c'è da dire, i PSG Talon come team, soprattutto allo scorso mondiale, si sono fatti valere in maniera spettacolare, con nonostante i loro cambi di roster, problemi, sostituzioni all'ultimo secondo, che purtroppo li tormentano anche a questa edizione, anche se per motivi completamente diversi. Questa volta pneumatorace, problema polmonare per l'AD Carry, per Unified, costretto quindi alla sostituzione con Doggo, preso in prestito dai Beyond Gaming, secondi classificati della PCS. Arriva quindi... cambiamento forzato, mm-hmm, che sono molto curioso di vedere, ed è per questo principalmente che nella prima partita non ho dato anch'io il favore ai PSG Talon, perché anch'io sono molto incuriosito da questa squadra. Però grazie regia per aver riproposto nuovamente la grafica. La cosa che ho voluto sottolineare con queste statistiche, principalmente appunto le grandi differenze di Doggo rispetto a Unified, quindi due stili degli AD Carry, Jungle Proximity, vediamo Doggo comunque decimo nella posizione degli AD Carry della PCS, mentre Unified molto più alta, Duo Proximity 54,5, non c'è la posizione ma era secondo se non vado errato, più alto di invece Unified che giocava, era se non sbaglio nono come ordine di AD Carry. Quindi già anche soltanto questi dettagli, il fatto che Doggo sia abituato a ricevere ben poca attenzione dalla giungla e che invece passasse molto più tempo in compagnia del proprio supporto, significano già una fase di corsia completamente diversa, che adesso vediamo se sarà lui stesso ad adattare al playstyle della squadra oppure se vedremo dei cambiamenti un pochino più drastici a livello generale, perché come ho menzionato anche in apertura di giornata, questo non è un cambiamento come mondiale dove devi sopportare la fase di play-in per poi riavere il tuo giocatore. Qua devi giocare con Doggo per l'intero campionato, anche vero, se riesci ad avanzare. Questo è molto vero, soprattutto anche il fatto che i PSG Talon però ormai stanno dimostrando sempre di più una delle più grandi forze, non solo della PCS, ma anche del mondo intero. Parliamoci chiaro, la Lega sta prendendo sempre più nome, sempre più persone la vogliono vedere, la vogliono conoscere. Già. E poi devo dirti la verità. Sentiamo. Come faccio a tifare per i Mad Lions quando c'è Carzi, la D Carry, che ha scoperto una settimana fa che si vende col tasto destro? Come faccio? Dimmelo per favore. Beh, i Mad Lions, soprattutto i membri della botlane, soprattutto Carzi, sono abbastanza conosciuti per essere, insomma, no, hanno fatto è un branding interessante, quello un po' dello svampitello, che quindi ti arriva a fare ah, ma quindi funziona così, e poi lo trovi contro il lane, ti fa pam 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 e sei fuori gioco. È uno sguardo pericoloso da tenere. Comunque parliamo un pochino anche di queste squadre, di come arrivano a questa competizione, perché è una ricomparsa dei due team dall'ultima apparizione internazionale che abbiamo visto, mondiale abbiamo visto entrambi. Mad Lions purtroppo con dei risultati non buoni, anzi terribili per la storia, un po' per lo storico europeo, la prima squadra di una regione maggiore che non è riuscita a superare la fase di play-in e raggiungere il group stage, un grande insuccesso per loro, ma cambiamenti di roster nella top lane e nella giungla che adesso li hanno portati ad alzare la prima coppa dell'organizzazione all'interno di LEC, battendo i favoriti e come ci ha ricordato anche Carsi nel video di apertura. Certo, continuate a sottovalutarci, avete visto che fine hanno fatto G2 Fnatic facendolo? Vero, questo è molto vero, e soprattutto questa volta con Armut e Lioria sembra proprio che la parte alta, che è sembrata durante i mondiali il punto nevralgico, mm-hmm, di questo team, il punto diciamo fra virgolette debole, perché poi comunque quando perdi, perdi di squadra, non perdi solo per colpa di una persona, sembrano molto più forti, sembrano molto più stabili, e Armut, quando gli dai un carry,
della caria. Già, della caria pesantemente. Questo è un team con delle tendenze molto incisive sulla top lane. Aramut ha i suoi Pocket Pick, ha il suo Aatrox, ha il suo Wukong soprattutto. Questi campioni che può tirare fuori in momenti del bisogno e trovano il successo. Il playstyle dei mid lane si accoda molto al suo stile, infatti è appunto molto focussati sulla top lane, soprattutto anche per quanto riguarda l'attenzione della giungla. La bot lane tendenzialmente è un po' interina, nel senso che spesso concentra tante risorse agli avversari, ma riescono a compensare ampiamente l'intera squadra questo anche leggero deficit. Abbiamo visto i Mad Lions consistentemente durante la regular season, ma poi andare anche a migliorare su questo durante i playoff, giocare di puro team fighting, abilità di team fight, compensare gli svantaggi trovati nell'early game, riprendersi all'interno da partite dove mollavano molte risorse al team avversario. Quindi la loro vera capacità non sta nel prendere una partita, portarsela via, scappare via con il game, come si suol dire, dopo l'early game, dopo i primi minutaggi, ma arrivare nei team fight, stravidiare gli avversari, riprendersi il vantaggio e poi usarlo per chiudere. Quello sì. E poi, parlando di varie corsie, la corsia centrale Humanoid, che secondo me ha poco amore, diciamo, è poco riconosciuto quello che fa alcune volte. Già. Dato che, l'ha detto, Armut si è preso il palco, ha detto sono io la star dello show. Humanoid negli scorsi anni è sempre stato costante, bravo, ha fatto sempre bene, poche volte ha fatto male, ma però avere un mid lane così consistente ti permette al jungle di dire dove la voglio veramente portare avanti questa. Già, Humanoid soprattutto in quest'ultimo anno, diciamo, dalla fine dell'anno scorso all'inizio di quest'anno, ha avuto secondo me un grande improvement personale, proprio di capacità, di solidità per diventare appunto quella roccia nella corsia centrale, che ha portato veramente qualcosa su cui appoggiarsi per la squadra. È passato dall'essere il giocatore novello per gli Splice al mondiale del 2019 ad essere l'unico giocatore veterano veterano si fa per dire, perché era l'unico giocatore con esperienza nel 2020 per i Mad Lions e ne aveva soltanto un anno sotto la sua cintura, a adesso essere veramente la roccia di questa squadra, un mid laner estremamente consistente, molto capace a livello individuale, che in passato spesso si perdeva su solo morti isolate, overestensioni, e per quanto lo vedevi giocare in maniera così spettacolare durante team fight, a volte faceva questi errori che ti facevano un po' grattare la testa, ma sta cercando di annullare sempre di più quel valore, diventare sempre più efficace, sempre meno una debolezza da quel punto di vista, e una volta che riesce a arginare quelle mancanze è soltanto un plus valore per il suo team. Appunto, forse in questo momento il più grande punto di domanda per questi Mad Lions è la giungla. Lioia, un giocatore giovanissimo, arrivato al suo primo split a vincere l'LEC e adesso alla sua prima competizione internazionale con nemmeno un anno intero di main stage dalla sua, certo, tutta l'esperienza delle leghe regionali europee, ma sappiamo che è un ambiente ben diverso, un contesto ben diverso, e quindi va visto come riuscirà a interfacciarsi con jungler di alto livello. In questo caso si parla di River, un ottimo competitor per i PSG Talon, ma poi quando si avanzerà anche verso il circuito Rumble, dove do per scontato che i Mad Lions riusciranno ad arrivare, giocare contro personaggi come Canyon non sarà così facile. Non sarà così facile. Hai detto proprio una persona a caso, eh? Sì, proprio... sì, non è pescato uno dal caffè. Canyon come Blaber, uno qualsiasi. Non... Diciamo che secondo me i Mad Lions, questo è un momento in cui possono veramente affacciarsi e dire dove siamo arrivati. Perché e quando come? Torneranno... Quando torneranno anche da questa esperienza, ci sarà il Summer Split. E parliamoci molto chiaro, IG2 Fnatic che bramano vendetta, oh, i Rogue come? Che non è che bramano vendetta un po' di più. E quindi questo serve a loro per migliorare, per essere in quella stack della top 4 che viene sempre detta quando vai dietro SK che stanno migliorando, Schalke e Nullfear che stanno ancora comunque rimanendo lì pronti. Insomma, hai la possibilità di prendere così tante esperienze per tornare e dire ok, ora è il nostro momento, ora dominiamo noi. Sì, questo è il... Beh, sono il team inaspettato. A inizio split nessuno si sarebbe aspettato di vedere Mad Lions con la MSI. Ma nessuno è veramente una parola che non dico leggermente in questo caso, perché con la forma finale che G2 stavano presentando, soprattutto i grandi assenti a questo campionato, con la determinazione che una squadra come i Rogue in costante crescita ha mostrato sia durante la regular season che durante i playoff, il vedere quel Revel Sweep e i Mad Lions incoronarsi da soli, con le loro mani, campioni d'Europa, ha sorpreso un po' tutto il pubblico internazionale. Quindi
Vederli adesso è una, innanzitutto un grande orgoglio personale per loro, che come menzionavo prima sono passati ad avere la più tragica performance internazionale nella storia dell'Europa a adesso rappresentare nuovamente la nazione, quando invece quelle squadre che tanto erano riuscite ad avanzare, riuscite a dare un po' il loro valore all'interno di quei gruppi, non sono riusciti a ripresentarsi. Dove sono adesso i Fnatic? Dove sono i G2? Dove sono i Rogue? Quelle squadre che al mondiale erano i gruppi mentre i Mendalions non ci sono arrivati. Adesso loro sono a casa, che si guardano le MSI dal loro PC. Qua è tutta un'altra storia. Qua è anche motivo di fare esperienza per questi giocatori, perché Armut è arrivato sì in questo split, ma era stato lui stesso a buttare fuori i Mendalions al mondiale, quindi un po' di esperienza internazionale si era già fatta. E Lioi l'abbiamo già menzionato, giovanissimo, e questo non può che favorire un giocatore così prone all'apprendimento, così prone al miglioramento. E il trittico un pochino più veterano dei Midlines, Humanoid, Karsi e Kaiser, ormai ne hanno di esperienza sotto la cintura anche loro con un paio di anni di LEC, però si stanno veramente manifestando in grande spolvero, mentre dall'altro lato abbiamo forse una versione che si sta avvicinando al super team della PCS. Quello sì, e soprattutto Maple, che abbiamo sempre sentito da anni come uno dei più grandi mid laner. A me mi viene in mente Sword Art, un altro giocatore che da quelle parti ha militato, ha fatto veramente la storia. Piano piano PCS sta portando sempre più giocatori, non solo nella PCS, ma sto pensando anche a LPL. LCK no, perché LCK è solo coreani, quindi LCK è proprio a posto. Però davvero in LPL tanti giocatori di PCS, Maple stesso secondo me potrebbe, nel caso vede nei PSG Talon non proprio, Covid permettendo, in questo caso, di vedere un team che dice con questo posso arrivare ancora più lontano, andare in un team di LPL e dire proviamoci. Io basta pensare anche a noi Never Give Up, ai FunPlus Phoenix che hanno preso giocatori da altre regioni. E hai parlato giustamente di Maple, ma anche di Sword Art al suo fianco. Questi un tempo erano compagni di squadra, grandi sfidanti. Abbiamo visto allo scorso mondiale la lotta fratricida tra Sword Art e Karsa da parte di Suning contro i Top Esports. E Maple va inserito un po' in quella conversazione. Maple era andato anche lui in LPL per un paio d'anni, ma senza trovare successo. Adesso è ritornato in PCS, aveva lasciata LMS, adesso la trova PCS. Ma una presenza estremamente veterana. Questo, c'è da ricordare, è il suo quarto MSI. Quarto MSI, con questo pareggia il conto di Perks, che anche lui con questa presenza ne fa 4, ed entrambi raggiungono Faker come i tre giocatori che hanno partecipato a più MSI nella storia di questo campionato. Quindi un grande traguardo personale, e per un giocatore che appunto si è sempre un po' evidenziato a fianco di quei compagni che hanno trovato poi il grande successo altrove, la presenza del jungler Karsa, che con i Top Esports era preventivato un po' come possibile campione del mondo, un favorito addirittura nella corsa dei campionati mondiali dell'anno scorso, abbattuto da Sword Art, altro compagno di squadra che dopo aver fatto l'apparizione finale con i Suning è riuscito a conquistarsi uno stipendio da record nei TSM in Nord America. Qua comunque si sta parlando di giocatori di alto calibro, di alta capacità e di alto valore. Maple è rimasto un pochino indietro al loro ritmo, però adesso ritorna sul palcoscenico internazionale, e di nuovo la domanda è: dove sono loro adesso? Non ci sono, invece c'è proprio lui, Country Mad Lions. Chi avrà la meglio, Europa o PCS? Chi riuscirà a portarsi a casa il primo punto? Questi devono affrontare, anche dopo, i Pain Gaming che abbiamo visto prima e i Wildcats. Quindi vedremo se Mac o Helper riusciranno a portarli sulla retta via. Vediamo, perché ci siamo, prima draft, e subito si parte con un ban di Renekton direzionato, sì, forse alla Nabi, ma abbiamo visto che d'altra parte anche i flex verso la mid lane di questo campione non sono certo estranei a questo torneo. Senna rimossa dalle mani di Karsi, la bot lane dei Mad Lions, abbiamo detto, non certo un punto focale dell'early game di questa squadra, anzi, se riesce a dargli un campione come Senna, che sacrifica spesso un po' la fase di corsia e la sua pressione per scalare più favorevolmente verso il late game, tanto meglio. Ban di Varus, non vogliono che Doggo vada a giocare proprio il campione della corsia inferiore, anche abbiamo visto ultimamente giocando sempre col Prowler, in questa giornata due volte sempre col Prowler. Anche quando aveva accanto Tahm Kench, quindi un campione che lo poteva aiutare a rimanere in vita e spostarsi su altre parti. Ma non ne parliamo troppo, perché tanto non lo vedremo giocato. Orianna bannata per Humanoid. Humanoid che con Orianna ha trovato molto spesso un successo. Humanoid, Orianna è un po' il suo
il suo pick personale. Non certo un pocket, Picoriano è uno dei midlaner più comuni della storia della midlane, ma un campione con cui Humanoid è estremamente consistente, estremamente capace nelle sue esecuzioni da teamfight, quindi molto saggio toglierlo dalle sue mani per togliere quindi, sembra, i più grandi comfort dei Mad Lions. Un po' un livello basilare con questo ultimo twist alla fine di Rumble che sembra essere emerso nelle ultime patch come grande, grande inserimento. Anche perché dall'altra parte hanno bannato Morgana, quindi vai a bannare i due nuovi pick nella giungla, possiamo dire in questo caso, no, tenendo quel famoso terzetto barra quartetto durante U-Master che non ha fatto male. Si è visto anche Unicorns of Love con una composizione classica, sono riusciti a fare molto bene, infatti Eyoya chiede subito il pick di Udyr, ma dall'altra parte River ha detto: ragazzi, andiamo sul classico, perché non prendere in questo caso la giungla direttamente? La giungla stessa, possiamo dire, con Nidalee locata adesso. Scende quindi la priorità almeno in questa partita per campioni come Lee Sin, ad esempio, che non vede selezione istantanea o soprattutto non vede potenziale di flex mostrato alla sua, visto che entrambi jungler già loccati. Per i PSG adesso la priorità, a quanto pare, è dare un campione confortevole a Doggo, e quella che Isa ormai sottolineato più volte, il campione con più apparizioni mondiali in entrata in questo MSI, arriva ad arricchire la botlane. Over su Seraphine. Jinx è un pick fortissimo per Karzi, molto concentrato, molto fitto di ban nella durata soprattutto dei playoff. Alice e Lioia sembra si stia divertendo un pochino con gli over prima di darci il Lost Lock finale. Io scommetterei su quella Jinx, è un pick che veramente crea molta efficacia, e invece alla fine arriverà una Tristana. Però guarda, Nautilus, anche perché lascia aperto dall'altra parte Thresh. Io ho visto Jinx, ho detto puoi farlo perché hai il trade Jinx Thresh insieme. No. Poteva essere un'idea, invece no. Voglio andare un po' più sull'aggressione, sulle fasi iniziali di gioco, ma questo sì, a me piace. Peccato che non lo vogliono piccare. Non ancora, forse, ma potrebbe ancora essere un pick per la top lane. Anabi è un giocatore che viene lasciato a se stesso, ma in maniera proprio cosmica, in maniera che non te lo sogni nemmeno. È di gran lunga il top laner con meno jungle proximity nell'intera PCS, e concentrarsi adesso forse a maggior ragione sulla corsia inferiore, adesso che abbiamo visto l'ingresso di Doggo, che spesso aveva un apporto un pochino più grande con il jungler, anzi non lui stesso ma la squadra nello specifico, potrebbe permettergli di fiorire ancora meglio. Bandi Wukong, questo è diretto a Armut. Non vuoi permettere a Armut di giocare un pick a lui confident, un pocket pick, come hai detto tu, no, che può prendere e far cardiare. Vediamo cosa vogliono fare invece i ragazzi dei Mad Lions, perché tutte e tre i pick sono per la giungla e per la corsia inferiore. C'è anche la possibilità di Tristana in corsia centrale, è naturalmente. Vero. È vero. Però vedremo. Victor invece è il ban da parte dei Mad Lions, quindi non vedremo Victory in corsia centrale, non c'è nemmeno Rihanna, quindi diciamo, i due campioni con il wave clear più facile e più veloce se ne vanno dalla corsia centrale. Sì, un pochino più standard, un pochino più tradizionale. Scesa molto la priorità su Syndra all'interno di questa patch, noto per adesso, le squadre non la stanno seguendo con altrettanta attenzione come abbiamo visto in passato. Però giustamente hai sottolineato quella possibile presenza di Tristana sulla corsia centrale da parte dei Mad Lions. È un flex un pochino creativo, ma Humanoid ce l'ha già proposto una volta in passato, quindi potrebbe essere qualcosa che decidono di tirare fuori. Secondo ban arriva su Nocturne da parte dei PSG Talon, con comunque un campione che si è fatto strada soprattutto durante le fasi ban di U-Masters, con molta attenzione sul suo flex tra top, mid e giungla stessa. Ultimo ban è quello di Diana. Questo è un pocket pick, forse? Questo è un pick che anche lei ha visto un po' la nascita, la sua rinascita, la sua ripresa con l'avvento delle ultime patch, con quei buff al suo clear di giungla, che è considerata la priorità che ho visto spuntare per Morgana. Mi chiedevo un pochino se Diana sarebbe dov'è? Arrivata anche lei ad affiancarla, e vederla così assente durante tutta la giornata mi aveva fatto pensare che forse le squadre non le stavano dando l'attenzione che hanno dato alla compagna, però comunque questo ban un po' mi rassicura. Potremmo magari vedere spuntare fuori la nostra Lunari preferita nel corso del campionato. Lee Sin piccato per una delle due solo lane, vedremo se sarà veramente così solo con quella Tristana in corsia inferiore, oppure se sarà proprio Tristana, perché mancano pochi secondi
all'ultimo pick. Dall'altra parte abbiamo visto che c'è Gnar. Già, a questo punto preferirei vedere un bel mid lane rapì per gli umanoidi. Infatti arriva Ryze alla fine. Se avessi spostato Tristana mid lane, Lee Sin top lane e mettere una DK in mano di Karsi, sarebbe stato veramente troppo danno fisico, con un'ottimizzazione molto semplice, quindi per il team avversario, che tra Leone e Gnar comunque possono diventare belli resistenti. E avresti dovuto fare affidamento, sì, su due tiratori per far breccia tra tutto quella, tra tutta quella muraglia, ma comunque non sarebbe stato così semplice. Sembra che qua si sta cercando la mid lane per Maple. C'è un momentaneo over di Set che abbiamo visto apparire nella corsia centrale e viene e sarà infine lockato. Quindi Set in corsia centrale, c'è, diciamo, fra virgolette, il danno magico viene tutto da Nidalee in questo momento. Prevalentemente sì, Nidalee è quel poco che Kai'Sa va a offrire di passiva, ma sono briciole più che altro. Vero, vero, vero. Avevi detto come Anabi veniva lasciato molto a se stesso, e in questo caso non so quanto Anabi possa veramente chiedere, perché l'early game Anabi dovrà stare molto attento. Armut avrà una voglia matta di presentarsi di fronte in faccia proprio a Anabi e dire: vieni a combattere che ti aspetto, vieni qui che ti voglio prendere l'uno contro uno, impossibilità di poterti mettere lontano, non farti farmare e così prendere il vantaggio che chiede proprio Lee Sin. E devo dire, questo è uno stile che per i Midlaners mi piace anche abbastanza, perché abbiamo sottolineato la top centricità di questa squadra, come Armut già in passato con alcuni suoi pick si sia preso quel ruolo da protagonista, quel ruolo da carry. Abbiamo sottolineato il suo Wukong, e questa squadra, i Mad Lions, sono forse uno dei team che in tutto l'LC gioca di più attorno al messaggero della landa. Nei primi minuti l'early game da parte loro è tutto incentrato sulla topside. Ora abbiamo sottolineato come per Lee Sin i suoi buff vogliono prevalentemente dire un maggior potenziale di wave clear, quindi maggior priorità sulla corsia, meno cooldown sulla sua E, quindi puoi spammare più liberamente quell'abilità. Appena prendi una frusta di picchi di ferro, se stai maxando l'abilità, una E più l'attiva dell'oggetto pulisce l'intera ondata, e a quel punto sei libero di andare ad assistere il tuo jungler. Questo vuol dire tutti gli aggranchi topside andranno nelle mani di Lioia, tutti gli obiettivi topside andranno nelle mani dei Mad Lions, la priorità sui messaggeri può essere qualcosa su cui cercare di snowballare, e poi per il late game hai quel Ryze, hai quella Tristana, hai l'abilità da teamfighting del team. Ma stiamo per entrare, anzi siamo entrati nella landa degli evocatori, e quindi è arrivato il vostro momento, il momento di dirci cosa ne pensate. So che in chat state tifando tutti un po' per i Mad Lions, e quindi fatelo sentire con l'hashtag MadWin, oppure dall'altra parte, se siete per la PCS, penso in pochi, ma comunque qualcuno ci sarà, hashtag PSGWin. Io sono molto curioso di vedere questa partita dei PSG, devo dire. È un game abbastanza esplorativo per me, non certo per loro, che ormai hanno avuto qualche tempo per acclimatarsi con il nuovo AD Carry e trovare il giusto modo per integrarlo nella squadra. Però io voglio vedere come questo viene fatto effettivamente su un palcoscenico competitivo, contro una squadra competitiva, perché questo anche aiuta il fatto che il primo game non sia contro uno di quei team che ti aspetti arriveranno sul fondo del loro gruppo, ma contro i Mad Lions, la squadra con cui probabilmente andrai a litigarti con le prime posizioni. Stavo pensando anche un'altra cosa, Moon. Il fatto, come dicevi, che Doggo ha poca jungle proximity, però in questo momento hai detto una cosa giusta. I PSG non potranno realmente giocare sulla pressione in corsia superiore, perché se Armut prende vantaggio non hanno più possibilità di giocare con lo stesso Gnar. E qua Mad Lions che non hanno visto l'inganno, e PSG potrebbero arrivare a bella sorpresa. Arriva infatti anche la E da parte di Kaiwing. Non riescono però a continuare con tutti i danni di questo mondo, e Karsi riesce a scappare. Però questo è un ottimo invade che permetterà poi a PSG di prendersi questo red e allungare il jungle path da parte di Lioia. E come? Hai rubato un buff assicurandoti praticamente il triplo buff, ma hai già spezzato diagonalmente quella mappa. Hai dichiarato fin dall'inizio per i Mad Lions con questa draft dov'è il lato di mappa attorno a quale vuoi giocare. Questo per i PSG era come dire: vuoi la top lane? Prenditi la top lane, ma io mi prenderò la bot e me la prenderò tutta, compreso il tuo red buff livello 1, compreso lo start di Tristana DW forzato e un suo primo recall. Sfasciate Humanoid, deve flashare anche lui per salvarsi. Va visto Maple la possibilità. Grande di nuovo ingresso qui. Grande ingresso, e tra l'altro questo spinge River direttamente sul pathing verso la sua topside, impedendo a Lioia di fare il suo blu e poi andare a cercare di rispondere sullo steal. Quindi sembra che per River sarà uno start a triplo buff. Un ottimo controllo quindi dell'early game da parte di questa squadra, ottima sinergia, ottima pianificazione, ma questo devo dire già nel mondiale è qualcosa che mi aveva sorpreso di questa squadra. La loro pianificazione, i loro livelli 1, il modo in cui entravano in partita era già con una chiara intenzione.
Elioi vuole rispondere. Infatti Elioi risponde, Maple non ha più il flash, potrebbe utilizzare la W per rimanere in vita, infatti sarà così, Elioi non poteva rimanere più vicina, c'erano le facce sfasciate per salvare il mid laner e comunque provare un possibile spostamento. Ora vedete il TP veloce e rapido da parte proprio di Anabi che va a prendersi solo è in difficoltà Doggo che deve flashare, utilizzare Lian, Karzi trova il first blood e ora qui Kaiwing prova a flashare ma non potrà fare assolutamente niente se non morire. Muore infatti. Ah, e questo è dove casca l'asino. Questo è esattamente quella discrepanza di cui stavo parlando. Doggo non così abituato a vedere il proprio supporto andarsene, lasciarlo da solo e cercare di creare azioni combinate con il proprio jungler. Abbiamo visto Kaiwing e River su questa doppia tenaglia verso la corsia centrale, ma questo ha lasciato Doggo scoperto, ha flashato tardi l'engage avversario, non ha veramente rispettato la pressione avversaria e quella botlane che doveva essere la priorità, il punto di forza per i BSG, adesso è un importante kill, un importante primo sangue per Tristana. L'opposto un po' di quello che stavi ricercando e purtroppo l'esploratività di questo primo game mi porta a un giudizio, almeno momentaneo, un po' negativo sull'adeguamento. Infatti guarda come subito si spostano di nuovo in corsia inferiore Karzi e Kaiser, il flash da parte di Kaiser. Molto ambizioso, purtroppo non facile far breccia sulle difese di una Leona. I danni si vanno un pochino ad aggiungere ma senza veramente impensierire troppo Kaiwing, comunque un giocatore molto capace dalla sua. Questo sarà un early game interessante per i PSG senza dubbio, anche perché Mad Lions partiti bene e sul lato di mappa dove di solito non fanno nemmeno così tanto, ecco, non è quella la loro priorità. Anche perché se vai a vedere in corsia superiore, alla fine Anabi riesce ancora, dato che come hai detto prima, devi aspettare Armut per avere vantaggio, ad avere proprio lui i minion in più. Esatto, Doggo qua ha cercato di giocare un pochino sulle mechanics, sui fancy fit, ma il dodge sull'ancora non è arrivato, il flash quindi troppo tardi e Karzi molto facile per lui saltare e prendersi quella kill. L'inseguimento su Kaiwing un po' scontato, una volta che hai dalla tua Unudir la velocità di movimento, l'inseguimento è il suo punto forte, quindi poco da fare. Mentre ballano Mac e Kaz con tutto lo staff dei Mad Lions, con questo successo anche un po' insperato trovato sulla botlane nei primi livelli. Dicevo, come in precedenza, il fatto che comunque Anabi abbia un vantaggio rispetto al suo avversario e questo permette proprio ai PSG di poter continuare a mettere pressione nella corsia inferiore se vogliono, comunque così che River si possa spostare lì, dato che la fase iniziale Lee Sin non ha veramente da quella libertà di movimento, ma c'è l'ingresso da parte di Elioi subito che entra Kaiser con la sua ancora. Kaiwing prova a scappare, viene stunnato, verrà ucciso da Elioi, continua ancora il flash di River per scappare. Qua stanno continuando a spingere su un lato della mappa che si è dimostrato vulnerabile. Forse il piano di gioco era di creare quella separazione, ma sicuramente adesso è cambiato. Sicuramente adesso spingere su questa botlane è la priorità numero uno per i Mad Lions, dove vediamo un Kaiwing abbastanza affossato. La top lane, sì, l'hai detto, Anabi sta ancora creando quella buona differenza nei confronti di Armut, ma Armut ancora non ha la sua ottimizzazione, ancora non ha gli oggetti che gli permetteranno di avere un wave clear, quindi una priorità più pressante, e c'è da aspettarsi quindi che ai primi livelli per un campione come Gnar, con la sua forma da gittata, sia più semplice creare distanza contro un Lee Sin. Lee Sin che sa che ormai Elioi ha spostato il suo focus sulla botlane, quindi non va nemmeno a esporsi, raccoglie quello che può e aspetta di avere i suoi oggetti. Ora i PSG sembrano voler far partire un party in corsia inferiore, sembra quasi che ci sia l'ora del tè da parte dei PSG. Il livello 3 ancora, non ci sono minion. Maple entra con la sua ultimate, entra però Kaiser, prova a fermarlo, non è abbastanza. Portale dei reami per portare gli Humanoid nel mezzo, trovata almeno un'uccisione, trovano anche la seconda con gli Humanoid. River morirà sotto i colpi di Armut che è entrato con il suo teletrasporto e quindi alla fine è un 3-1. 3 per 1 è una pianificazione che devo purtroppo un po' accusare per questi PSG Talon. Un tentativo di dive con un'ondata flebilissima che Kaiser è riuscito a annientare prima ancora che toccasse quella torre. Quando il tuo player avversario ha teletrasporto disponibile e il tuo no, quando stai giocando contro un Ryze che è il portale dei reami per muoversi così facilmente dalla sua corsia a quella inferiore avversaria, insomma,
così tante leggerezze in questa considerazione che sì, ti ha portato a prendere quella prima uccisione, ma sembrava quasi che tu volessi uccidere Tristana ad ogni costo, non importano le conseguenze, perché... Fantastico, Karzi è morto. E adesso qual è il piano? Qual è la ritirata? Come fai a scappare da questo inseguimento, da questo TP, da questi controlli, da questa chiusura del team dei Mad Lions? Perché lo sai che arriverà, lo sai che hanno risorse per farlo. E soprattutto la cosa più importante è il fatto che Armut ha trovato comunque dei gold che lo aiutano per avere un po' più di wave clear. Ma dall'altra, Anabi ha trovato forse qualche minion in più, ma nulla di più, non ha trovato nemmeno le placcature. E se conti anche com'era la situazione in precedenza, dove già c'era una differenza in CS tra Quito e Planar, non si parla nemmeno di così ampia differenza adesso. Sono 14 CS a separarli e 14 erano prima di quel TP, quindi veramente poco di cui far conto. Con i Mad Lions che adesso, spostando la bot lane sulla corsia superiore, hanno accesso liberissimo a quel primo messaggero, come avevo evidenziato, priorità totale per questa squadra all'Herald. E invece dall'altra parte River va a prendersi il drago della nuvola, che è il primo drago di questa partita, però mi sa che il primo mattone verrà, ho questa sensazione, preso proprio dai giocatori dei Mad Lions. No, invece, perché non hanno abbastanza placcature per poter permettersi di continuare, ma Kaiser blocca, bravissima Anabi che deve flashare, viene ancora il follow up, Anabi utilizza Lognar per allontanare gli avversari, sono 3 contro 1, possono fare veramente poco, c'è Karzi che flash, utilizza la sua ultimate e l'ultimo colpo per permettere lo splat con la sua E, l'esplosione della bomba e uccidere il top laner avversario. E anche se non è forse prima torre, o meglio non ancora, è una torre indebolita grazie alla capocciata, è una torre adesso lasciata nelle mani di Tristana che non ha opposizioni su quella top lane perché ha appena ucciso il suo abitante, ed è una Tristana che si prende il primo mattone in solitaria. Guarda i gold di Karzi, 4550, già distanziati 1300 là di carry avversario, il leader in gold dell'intera partita senza alcun problema. E questa volta non è Samira. No. Quindi sei sicuro che nel late game quella Tristana dice: salve, posso uccidere tutti? Perché no? Già, ed è una di quelle situazioni dove dici sì, Tristana è un campione dal late game, ma se le dai queste risorse il suo late game arriva a 20 minuti. Quindi quando gli avversari si stanno approcciando al mid game, tu sei già pronto, tu sei già vestito di tutto punto, gli avversari stanno ancora asciugando i capelli. Quindi insomma non è un bel... non un bel debutto purtroppo per i PSG Talon in questa prima partita dell'MSI, dove una buona intenzione livello 1 li ha saputi premiare immediatamente capovolta da un piccolo disastro. E infatti guarda anche come arriva l'aggressione in corsia centrale Humanoid con il portale di Reami, non sarà abbastanza e lo shutdown viene preso a River. Questo è buono perché sono danni in più, sono comunque per... la stessa River che potrebbe fare tanto, un altro giavellotto che non colpisce i nemici, Armut e Rioja decidono di scappare. E questo è un po' quello di cui stavo parlando prima, Ionald, che ancora a volte ha queste tendenze un po' isolazioniste, un po' solitarie, che lo vedono purtroppo cadere vittima dell'aggressione avversaria. Kaiser qua ha spottato dietro le linee nemiche, mi sa che cercherà di guadagnare quanto più tempo possibile, ma prima o poi. Anche la ultimate da parte proprio di Kaiwing per fermare Kaiser e permettere quindi a River di trovare la kill facile. Piano, piano. Altri gold per Nidalee. E ripeto, Nidalee non è scontenta di avere questo vantaggio e anche a livello di farm è comunque avanti rispetto ai Rioja. Già. E comunque questo molto anche figlio di quell'inserimento in early game, dal primo invade, dai campi rubati, dalla pressione guadagnata, quel gank sulla mid lane improvvisamente livello 2. Si sta già sentendo comunque il marchio di River su questa partita, anche se vedere comunque tutte le decisioni della squadra nelle sue tasche mette un bel bersaglio sulla testa di quella Nidalee. Se in hit in fight i Mad Lions sono ben focussati e ci hanno già dimostrato che riescono a essere, il loro team fighting è eccellente e a volte sembrano anche quasi ignorare alcuni membri della composizione avversaria pur di lanciarsi su quella che ha più priorità, allora è facilmente rimosso quel poco di vantaggio che i PSG Talon possono ancora vantare dalla loro. Doggo che va a prendersi un campo della giungla, sono comunque dei gold che gli possono far comodo sapendo che Kaiser e Armut sono lì che vogliono assolutamente colpire il nemico. Doggo è lì che dice: va bene, mi allontano dalla torre, ve la lascio a voi senza problemi, ma questi sono soldi in più per Karzi che può continuare. Armut viene preso, River arriva, potrebbe arrivarci, ma c'è subito Armut che scappa in qualche modo a Nabi, che ha utilizzato il teletrasporto per arrivare in corsia inferiore. C'era odore forse di fight, PSG sentivano
un po' la chiamata dello scontro, ma in realtà disinnescato abbastanza in fretta. I Mad Lions molto più concentrati sull'abbattere queste corazze, sul prendere questi gold. Anzi, Maple. Mi sa che Maple è nei guai. Infatti è nei guai, utilizza anche la ultimate. Kaiser, la ultimate anche di Maple, che rimane ancora in vita. Invece no, c'è lo stile. River! È abbastanza! Mamma mia. Questo è si merita l'onore a fine partita. Grande assistenza, rinda lì quella guarigione che va a rendere vano quel tentativo di dive con flash di Elioia impegnato, buoni cooldown spesi, ma buono il piano dei Mad Lions, senza dubbio, purtroppo senza dare veramente il frutto che il team stava cercando, se non guadagnare un po' di spazio su quella mid lane, costringere il mid lane avversario ad andarsene e adesso rifarsi un po' al livello sempre di quel gol che ormai segna 3000 gol di differenza, quindi comunque una quantità che per i Mad Lions va più che bene, anche perché buona parte di quell'oro è proprio nelle tasche di chi lo vorresti. Guarda, e grazie mille per lo swap immediato, regia internazionale, 6300 ormai per Karzy, che sta distanziando di quasi 2000 unità d'oro il suo avversario, 5500 per Humanoid, ovvero più 1200 rispetto al suo nemico. Le jungler un po' si stanno recuperando, ma soltanto perché appunto River è l'unico recipiente di uccisioni per i PSG Talon, ma è anche Lioia 2-0-4, un'ottima kill participation, sta reggendo molto bene il ritmo di questo early game, anche se non forse sul farm. E Lioia che è nella zona del drago, vogliono poterla fare dato che comunque hanno pressione in corsia centrale, hanno pressione che la porterà Karzy tra poco in corsia inferiore e sono di già in posizione, quindi il drago dovrebbe essere un archiviato ormai in mano ai Mad Lions. Vediamo come Doggo e Kaiwing provano comunque a recuperare prendendosi sempre di più i campi della giungla, permettendo così a Doggo di recuperare almeno un po' i gold di differenza rispetto al suo avversario. Drago ora conquistato da parte dei Mad Lions, e i giocatori dei PSG devono piano piano, secondo me, trovare il modo di permettere a Doggo di recuperare. E qualche kill per fermare Tristana non sarebbe la risposta sbagliata, secondo me. No, assolutamente. Tristana rischia sicuramente di diventare un po' fuori controllo quando si inizieranno ad aggiungere le prime schermaglie, anche perché ormai è abbastanza vicino al suo secondo oggetto. Quindi chiuso quel danzatore fantasma sarà una bella minaccia. E non si deve mai dimenticare anche Humanoid, che sta un po' passando sotto il radar perché non ha forse quello score spettacolare, né ha ricevuto tutte quelle risorse imboccate sulle corazze, ma ha 173 di farm, che per essere a 15 minuti è un farm veramente apocalittico, e un sacco di gold. Infatti è già mosso sul primo oggetto mitico, più la lacrima per iniziare a focussare un pochino anche il secondo. Qua si sta parlando di due carry veramente spaventosi, di cui uno regge il teamfight in maniera spettacolare e l'altro può avere una pressione sulle corsie laterali addirittura che non è facilmente equiparabile da parte dei PSG, dove hanno due bruiser nelle solo lane, che il meglio che possono fare è assorbire un po' di colpi mentre puliscono le ondate. Seconda torre presa da parte di Tristana in 15 minuti e 30, e questo vuol dire veramente tanto. Armut sta provando a controllare questo Herald con Humanoid, Lioia e Kaiser che si stanno avvicinando, ma sembra che questo Herald verrà preso proprio dai PSG, dato che Kaiwing, Dog e Anabi erano la posizione migliore. Però i movimenti dei Mad Lions potrebbero suggerire anche la volontà di fightare, perché anche Karzy ha raggiunto i compagni di squadra attorno a questa mid lane. Per fortuna dei PSG hanno fatto un giro largo e sicuro per ritornare sotto la loro struttura, ma comunque Mad Lions spingeranno almeno sulla torre in sé. Hai la carica esplosiva, quindi quella è una struttura da minacciare e costringere quindi PSG ad arrivare a difendere quella torre, ad arrivare a difendere quel lato di mappa. Tutto ciò mentre Armut è solo in corsia superiore e continua a portare avanti ondate. Dall'altra parte c'è Maple che sta provando a rispondere a Armut stesso, che da una parte la cosa è positiva, ma dall'altra sai che Humanoid con il portale dei reami può tranquillamente muoversi come meglio crede senza nessun tipo di problema. Ci sono i teletrasporti, però anche da parte di tutti e quattro i solo laner. E questa è una cosa importante, perché se c'hai portare le ami e poi il teletrasporto, puoi spostarti velocemente da una parte all'altra della mappa. Humanoid continua a farmare e Maple aspetta i minion che vadino in bocca a sé. Sì, ed è l'unica cosa che Seth può fare in questo caso, come stavo menzionando. Quando sei un bruiser contro un mago in situazioni di split push, la tua migliore aspettativa è aspettare che i minion siano sul tuo lato di mappa o sotto una tua torre, raggrupparli, pulirli meglio che puoi, e se l'avversario non sta spingendo per arrassarti, tanto meglio. Però appunto non è una cosa che funziona in maniera bionivoca, perché abbiamo appena sottolineato era Maple quello che era per primo sulla corsia laterale a spingere l'ondate, e uno è arrivato e con sulla wave pulita e torna in base, quindi per lui la spesa di tempo è minima, mentre Maple, se vuole creare un punto di pressione attorno a quella botlane, deve investire molto più tempo. Ma adesso gank e Lioia va veloce come il vento, Maple viene preso, anche il portale dei reami va a far perdere un po' di tempo agli avversari, ma non sarà abbastanza. Humanoid, che con il portale era arrivato
proprio vicino al mid laner avversario e ha trovato la kill. E nel frattempo i PSG sono cercati di arrivare ad assistere il loro mid laner, ma questo ha lasciato mid lane completamente scoperta. Karzi sull'obiettivo, quindi torre che è già in fin di vita. Vediamo se provano a chiudere su Tristana, ma ben difficile quando ha flash purificazione e salto razzo dalla sua, con pure quella suprema per cercare di allontanare via gli aggressori indesiderati. E i Mad Lions stanno veramente portando i PSG a spasso da un lato all'altro della mappa, senza che i PSG possano veramente mai rispondere a una delle loro aggressioni. Ti devo raccontare una storia, Moon. Dimmi pure. Devi sapere, l'ho detto anche prima, che io con le prediction sono un po' messo male. Ah. Ora, primo, i Pain Gaming l'ho trovati, ma abbiamo visto com'era andato l'early game. Beh, no. Ecco, sì. Ecco, non era. Non so quanto così sia merito tuo quella prediction, diciamo. Infatti, e devo dirti che porto sempre male per chi voto. Poi ci sono le match, quelli impossibili, no? Che dici... Beh, da Monchia. Da Monchia, Royal Never Give Up. È un discorso. Ma sugli altri porto un po' male. Guarda, okay, Detonation Focus, mi siete tutti caduti con me. È vero. Guarda, è vero. Ora perché ha votato i PSG. Anche con i Pentanet ci hai trascinati giù verso l'abisso. Io sono il numero uno da questo punto di vista, davvero. Scherzi a parte, abbiamo visto come i Mad Lions comunque ora hanno un vantaggio molto grande e lo riescono a gestire molto bene. E pensando come sta andando avanti il game, le situazioni sono un po' tristi per i PSG. Provano a prendersi pressione, posizione, comunque provano a non permettere agli avversari di avere totale controllo, ma non serve veramente a troppo. Guarda come ora prendono la corsia centrale e possono pusharla. Eh sì. Mentre wow, nel frattempo c'è il flash, la ultimate, lo stasi di River meravigliosa, però ora di nuovo arriva Kaiser. Provano con Kaiwing a fermare il grande River, trova la kill, però Kaiser dall'altra parte è rischio. Lugnardian ha visto due persone, va a prendersi anche Humanoid. Riuscirà a essere abbastanza la risposta e no. Salto razzo per arrivare su River. Arriva la doppia uccisione grazie anche al calcio di Arnut. E Lioia chiude su Anabi alla fine. Maple, l'unico superstite, è in fuga. In tutto ciò, mi sa che persino ci siamo persi. Prosegue l'aggressione? Sì, perché Humanoid chiude. Maple prova a mettere i danni. Beh, saranno abbastanza. Non ci riesce. E alla fine Humanoid, scappando, trova la kill. In fade away, proprio nelle tasche di chi la voleva. Un'altra kill per Ryze, che si porta quindi sul 3 a fianco dei suoi compagni. 3 per Lee Sin, 3 per Udyr, 3 per Ryze, 3 per Tristana. Ben divisi, ben camaradiristici questi Mad Lions. Voglio rivedere un replay perché voglio vedere cosa è successo ad Armut, che è arrivato nel fight, ha preso una fight e diceva doppia. Quindi dove l'ha presa la prima? Temo su Doggo. Casa che era sulla mid lane. E infatti, temo su Doggo. Doggo, questo anche nei Beyond Gaming, aveva un po' la tendenza a fare i teamfight di testa sua. Infatti lo vediamo un pochino lontano, separato dai suoi compagni di squadra. Cercava forse di pulire l'ondata, non lo vedremo direttamente coinvolto, ma Anabi ci aveva già letto un pochino lungo, cercare di assistere. Armut ha chiuso 1-2 e in avanti, blocca l'avversario, Cooper toccarlo, salta dentro, calcio aggiuntivo immagino adesso. Io sto guardando quel lato del fight, tanto l'altro l'abbiamo visto, flash addirittura di Doggo per portarsi verso la salvezza, follow up di Armut. E poi calcio. Calcione nei denti per chiudere il tutto. Rispostiamoci qua nel frattempo sul fiume, dove Humanoid si è destreggiato bene attorno alle aggressioni avversarie, a quel macigno soprattutto. E Karzi ben convinto questo fight. L'ho visto veramente confidente nei suoi danni, nella sua aggressione. Sul primo grab già di Nautilus ha fatto quel salto in avanti, anche se Nidalee è entrata immediatamente in stasi, quindi non ha potuto completare la kill per poi resettare, ma era sempre ben posizionato per continuare a far danni. Anche se si è un attimo esposto all'ingresso di Gnar, si è subito portato fuori una volta esaurito il controllo con il flash per continuare a fare DPS, e ha cercato di mantenere al massimo la sua efficacia durante l'intero teamfight. Qui si vede il problema di Doggo, non tanto come giocatore, che sicuramente è a livello, quanto più il fatto che non è in sintonia col team. Hai detto molto bene anche te. Ha provato a entrare nel team fight come? Ma andando in bocca a Armut. Sì, non era purtroppo così facile l'entrata, anche perché il fight è partito proprio dai Mad Lions, quindi non c'era nemmeno la possibilità di lavorare su una stack di plasma trovata da Kaiwing fino a ben più avanti, quando ormai Armut l'aveva spinto via. Ora, cercatore del vuoto, 5000 HP, Kaiser è fuori. Anabi, il flash, anzi l'ex flash da parte di Kaiser per provare a prendere Anabi. Anabi che si trasformerà ora in versione Mega, quindi se vogliono fightare, anche se penso la risposta sia un secco no, sarebbe questo il momento. Anabi che ora diventerà in versione Mini, e quindi i Mad Lions possono andare a fare Baron Ashur. Infatti, immagino sia proprio per quello che i Mad Lions hanno avuto quel reset istantaneo, perché hanno visto Gnar, hanno visto la fase di trasformazione, hanno detto aspettiamolo e riproponiamo adesso che non c'è più quella possibilità. Anche se l'aggressione sul Baron è un po' un bait, adesso ci riprovi, adesso è mini Gnar. Infatti, all'altro di Kaiwing provare ad allontanare gli avversari, Anabi viene bloccato, ora verrà colpito, arriva anche Humanoid, trova la kill, calcione su Kaiwing che viene stannato, ora anche il gelo perenne non sarà abbastanza, provano a fermarlo ancora, provano a rallentarlo, lo stun di nuovo.
ecco il root e la doppia uccisione per Karzy. Ecco, pane e burro per i Mad Lions, base e niente di più. Kaiser sempre nascosto in quel cespuglio, sempre ad aspettare l'ingresso avversario. Prima era un Gnar in trasformazione, adesso è un Gnar appena ritornato in forma mini. Una versione molto più vulnerabile dell'altra e quindi capitalizzi su questa. E adesso che il vantaggio numerico, si va sul barone, ma questa volta sul serio. E poi c'è River che dice, posso provare? No. No. Abbastanza perentorio l'intervento, che è grave. Doggo, posso fare? La risposta un'altra volta no. Maple prova a bloccare, ma Doggo sta scappando. Il Nashor è stato ucciso piano piano, ma tanto non c'erano problemi. Trovata anche la kill su Maple. E quindi i PSG devono vedere i Mad Lions scappare felici e contenti. Già, si stanno iniziando ad affossare in maniera abbastanza prepotente. Siamo quasi a quei 10.000, 9.500 in questo momento di Friends in Gold, con tanti di quegli oggetti sui carri principali. Ma rivediamo ancora una volta, questa volta Kaiser che parte subito sul campione vulnerabile. Anabi che ancora una volta deve facciarsi perché è buio, perché lui l'affronta nella sua squadra, perché lui ha dover condurre un pochino quella carica, ma in forma mini non puoi certo permetterti queste piccolezze. Devi per forza di cose in quel caso mandare avanti Kaiwing, mandare avanti Maple, mandare avanti i campioni che possono reggere un pochino meglio quel primo colpo e poi eventualmente lavorare sul follow up. Purtroppo la tempistica non certo aiutava in quel caso, perché il Baron era lì e ondavi o se lo mangiavano direttamente i Mad Lions. Mad Lions che muovono bene le pedine, quindi invece di dire prendiamo questo, continuano a forzare scacchi, dove invece di mangiarti direttamente la regina della scacchiera avversaria, prima dici mi mangio la regina o mi mangio l'alfiere? E dicono no, mangiati l'alfiere, mangiati l'alfiere. Ah, ok, adesso vuoi che mangi la regina o il cavallo? No, no, mangia il cavallo, mangia il cavallo. Ok, e adesso mangio comunque anche la regina. Così invece di prendere un pezzo, 3-6 presi 3. E piano piano questa power place diventerà sempre più grande. Sono 3.500 solo adesso. E Lioia sta portando la Minion Wave verso la torre dell'inibitore. Karzy capisce che non può fare più niente e quindi decide di scappare. Prova a ruotare per aiutare Lioia che aveva portato la Minion Wave, ma comunque ne sta spuntando un'altra in corsia centrale. Questo vuol dire che probabilmente vedremo la torre dell'inibitore nella corsia centrale piano piano scendere, mentre Humanoid, dopo aver pushato la parte alta, ritorna verso i suoi compagni. Col portale dei reami potrebbe arrivare in me, che non si dica. Ormai abbiamo superato con le 10 minuti d'oro. Ho visto Lioia che si stava divertendo, scusate. Ormai, appunto, come ho detto, 10 minuti d'oro segnano per me la morte del paziente. Ma Karzy riesce a salvarsi con la stasi, il flash non riesce con il solo frack, Cowing a bloccare il suo avversario. Arriverà ora la kill da parte di Karzy, mentre Humanoid si diverte con Anabi. Trovano la doppia uccisione con Karzy, continua a mettere tutto il DPS, potrebbe risaltare forse di nuovo, invece decidono di fermarsi, dato che sanno di avere un grosso vantaggio. Humanoid, hey! Flash! Bella questa giocata, molto bella da parte di Humanoid, ma ormai è veramente pioggia su questi PSG che non sanno più dove ripararsi. No, se l'early game era andato bene, abbiamo sottolineato per i Mad Lions, il loro vero fiore all'occhiello è il team fighting, e mid game, late game sono stati una delizia da parte loro. Ormai ci stiamo muovendo sui 13.000 gold di vantaggio. La partita per me si può già accantonare nelle W dell'LEC. Qua un'ottima partenza e manca soltanto firmare la pratica, confermare il tutto e avanzare verso una futura giornata, perché ne abbiamo viste tante oggi e non penso che ne vediamo molte altre. Il fight, per quanto fosse un buon tentativo di inserimento da parte dei PSG, è stato gestito molto bene da Karzy. Col cronografo era pronto, il flash per giocare attorno ai controlli avversari, anche se la purificazione era ancora disponibile volendo, ma ha voluto giocarsela sull'efficienza, sulla sicurezza, senza dover forzare magari di rimanere stordito per un attimo troppo a lungo in una posizione sfavorevole. Ha preferito giocare di preavviso che di reazione. Soul point da parte dei Mad Lions, che qui stanno dominando completamente. Ormai è questo. Dominazione totale da parte di LEC contro PCS. Già, in questo primo game la storia è tale, ormai si tratta soltanto di accompagnare le ultime ondate, la mid lane e la top fanno da sé, quindi immagino che prima ancora di vedere sicuramente quell'anima, prima ancora di vedere anche forse un futuro barone, Mad Lions potrebbero cercare di chiudere qua e ora. Infatti Kaiser continua a muoversi insieme a Lioia, vanno a prendersi la frontline, prendono la torre, ora andranno anche a trovare l'inibitore, prova però a bloccare Kaiser gli avversari con la ultimate anche su River. Non c'è nessun follow up al momento, almeno non ci sono riusciti. Maple ci sta provando, utilizza il suo W, sarà abbastanza sulla ferca, si utilizza il cleanse, trovano una kill, ma anche la risposta da parte dei giocatori dei PSG, ma non è abbastanza. Uno dopo l'altro cadono tutti i giocatori dei PSG, anche Doggo potrebbe morire, invece no, rimane in vita, ma è lui solo contro ben 4 giocatori dei Mad Lions, che è così facendo. Ace però! Ha portato anche Minion. Bravissimo, GG.
Una bella caratteristica della fontana della base è che se ci porti dentro i minion, attacca quelli. Quindi strada libera per i Mad Lions per raccogliere la carne piccina e poi il punto. GG quindi per i Mad Lions. Elisi porta subito la W a casa. Per questo MSI, e questo era un match molto importante, Pain Gaming stavano guardando attentamente questa partita perché domani dovranno affrontarli. Domani è un'altra ripresa, come avete visto dalla schedule. Tutte le squadre giocano ogni giorno, addirittura nel gruppo A, siccome c'è la mancanza purtroppo dei rappresentanti della VCS, abbiamo soltanto tre squadre, una squadra deve giocare due volte, come abbiamo visto fare oggi dai Pentanet, purtroppo senza grande successo. Domani sarà il turno di, non ricordo, ma lo vedremo a breve nella schedule, e così via. Tre giornate di andata e poi, come al solito, tre giornate di ritorno concentrate esclusivamente sulle partite di un singolo gruppo. Quindi avremo il ripristino, se non sbaglio, questa domenica, quindi il 10 se non vado errato, con tutte le partite del gruppo A, dove vedremo... Lunedì è il 10. Ah, quindi il 9, giustamente. Sì, in effetti i miei turni sono 6, 8, 9 questa settimana, quindi avrei dovuto ricordare. Siamo insieme, lo sai? Che bello, che bello. I 9 siamo insieme. Che bello. Sono contento anch'io. Chiuderemo quindi anche, chiuderemo noi, quindi le avventure del gruppo A con appunto gli RNG, i Pentanet e gli Unicorns of Love, che dovranno fare 4 game a testa in quella giornata finale. Più eventuali spareggi, qualora ce ne dovessero essere, ma quella sarà poi un'altra storia. In questa partita abbiamo già parlato a sufficienza, direi, durante il game stesso. I Mad Lions ci hanno dato modo di esplicare in maniera piuttosto efficiente quali sono i loro punti di forza, qual è la loro efficacia, qual è il loro focus in questo game e come sono riusciti a impacchettare tutto quello, renderlo veramente un bel pacco regalo e portarselo a casa, regalarselo un po' a loro stessi. Diciamo anche che hanno avuto un early game molto buono e rispetto a quello che si era visto prima da parte dei Wildcats l'hanno portato avanti senza problemi. Poi, avendo una di carry dal late game che ha ricevuto tutto quell'amore, tutto quel gold, dicono: beh, noi non abbiamo da correre così tanto. Armut, comunque, quello che ci serve è che faccia da frontline e che rimandi indietro la backline, così da non permetti di fare danno. Così facendo, sì, metti Maple su un Bruiser, ma non hai abbastanza danni da parte di Kai'Sa e da parte di Dalida a poter dire: abbiamo comunque un DPS che ci porta a dire possiamo lottare. Sì, assolutamente. La draft ha aiutato molto i Mad Lions a non incappare nelle stesse problematiche dei Wildcats della partita precedente, dove i Wildcats avevano un percorso molto stretto da passare e a un certo punto non riuscivano più a entrarci, mentre per i Mad Lions non faceva altro che allargarsi e riuscire quindi a imbroccare l'entrata al primo tentativo. Per loro è stato fantastico. Mid game e late game totalmente dominati e controllati. Un ottimo inizio per i Mad Lions. Mad Lions, squadra per cui, certo, è un po' forse ingannevole per, non so, quanti spettatori avremo che non seguono direttamente l'EC, visto che è uno comunque dei prodotti anche qui di punta del broadcast italiano, ma è un po' strano, se uno non ha seguito l'EC, vedere arrivare a una competizione internazionale, non vedere i soliti nomi, non vedere Fnatic, non vedere G2, non vedere Caps, non vedere Reckless, e poter manifestare qualche dubbio, perché rivedi la squadra che lo scorso mondiale non è riuscita a superare quella fase di play-in avanzando verso i gruppi, però mettono subito in chiaro i Mad Lions che questa loro identità, questa loro versione, questa loro iterazione ha sicuramente un ottimo livello. Come avevo detto comunque Mad Lions, l'hai detto anche tu a inizio partita, non devi sottovalutare questi Mad Lions. Avete visto cosa hanno fatto i Jude Fnatic? Avete visto dove sono? Non sono sicuramente qua. Assolutamente sì. Un ottimo debutto quindi per loro e un buon preavviso per le partite future, anche perché è sicuramente ottimo portarsi a casa un punto di vantaggio contro il team che ti aspetti vada a lottare per te con quella prima posizione. Ogni gruppo più o meno diviso in top 2 e bottom 2 secondo un po' l'identità dei team di zona alta di classificazione, leghe principali e leghe secondarie. Qua sicuramente è un punto a favore, un po' come hanno fatto già oggi i da Monchia nei confronti di Cloud9 ad esempio. Verissimo, e soprattutto secondo me il punto da non sottovalutare è anche per i Wildcats e Pain Gaming, che questa partita la vedono con gli occhi strapuntati, perché dicono: chi perde è quello a cui noi dobbiamo puntare, è quello a cui noi bisogna puntare per arrivare in quella top 2, perché per CBLOL o per i Wildcats, per il campionato turco, i Wildcats, è importante arrivare secondi, perché poi vuol dire punti in più per salire di posizione e casomai trovare quello spot nei mondiali, nei gironi, senza dover passare dai play-ins. Assolutamente, un
arrivare secondi all'interno del proprio gruppo, trovare l'upset contro una delle regioni maggiori, significa veramente fare uno step up importante. Anche soltanto poter dire di aver raggiunto il Rumble Stage dell'MSI significa, paradossalmente, vediamo i Pain Gaming trovare una vittoria convincente contro questi stessi PSG Talon, riuscire a conquistare quel secondo posto alla fine della fase a gruppi, arrivi a una Rumble Stage e improvvisamente, da che ti hai ritrovato questi avversari, ti si sbloccano quantità di nemici di valore sicuramente ben più ampio, gli RNG, i Damwon Kia, ma quella è tutta esperienza che ti fai su un palcoscenico competitivo, che ti riporti a casa, ti riporti nel Summer Split e poi ti riporti al mondiale eventualmente qualora dovessi tornare come rappresentante della tua regione. Quindi una grande dose di orgoglio personale e un punto, cioè sicuramente un obiettivo a cui puntare in maniera non determinata di più. Siamo quasi arrivati alla fine. Armut, che naturalmente fa il suo inchino in versione proprio da superstar della serie. Guardatemi e godetemi. Sembra quasi Draven vedendo questo modo di inchinarsi di fronte. Dall'altra parte, sicuramente Maple, ingresso un po' amaro. Abbiamo parlato di come lui, quarto MSI, mondiali tantissime volte. Diciamolo anche, un po' di sfortuna per tutto quello che è successo da una parte, ma dall'altra bisogna dire che i Mad Lions hanno vinto perché sono i migliori. Armut, cosa volevi dirci? Non ho Armut si è fatto diverte un po' con le telecamere. Sì, LEC e il coach, a quanto pare. Va bene, ok, ho capito. Sguardi di sfida lanciati da parte dei Mad Lions, molto convinti, molto contenti di essersi portati a casa questo ottimo punto, come dicevi. Per questi PSG Talon, nota a piedi pagina con un'alchimia ancora da migliorare, da definire per Doggo e il resto della squadra, cercare di rifinire un po' questa identità, cercare di dare quindi a ognuno il ruolo che si merita e che può sfruttare al meglio delle possibilità, perché in questa partita abbiamo visto ancora una divisione abbastanza marcata sul ruolo del nuovo arrivato soprattutto, quindi purtroppo questa mancanza si sta rivelando un po' un problema, nonostante nei play-in dei mondiali con quei due sostituti all'ultimo secondo avevano trovato una performance notevole, sorprendente, positiva, riuscendo a conquistare l'avanzamento anche poi verso la fase a gruppi. Questa volta quello non è un cambiamento altrettanto efficace. Verissimo, soprattutto pensando anche al fatto dello stile di gioco. Abbiamo visto Doggo molte volte fuori posizione che non riusciva ad entrare, e quel first blood ha un po' fatto comprendere come il player di PSG Talon, arrivato come sostituto proprio per il suo predecessore per motivi di salute in questo solo per questo MSI, deve capire un po' come realmente posizionarsi nel team in questo caso. Ma soprattutto andiamo a vedere cosa hanno fatto Doggo e tutti gli altri con il recap finale. Andiamo a vedere come che bello vedere la Corea vincente sempre. È ormai diventato un qualcosa, un déjà vu. Allora guarda, io l'ho menzionato prima anche a Eddie, ma l'ho menzionato anche a te. Io, facendo le mie prediction 90-50-10 di questo MSI, dove la cosa che per me ha 90% di chance, 50% di chance, 10% di chance, come 50% ho messo, secondo me c'è il 50% di chance che i Damwon Kia non perdono una singola partita tutto il torneo. Secondo me i Damwon Kia possono farsi questo torneo win streak dal day 1 alla finale. E okay, non lo vedo come cioè per me è un lancio di monetina, perché il loro vantaggio è stato strabiliante già arrivando in questo torneo. Il modo in cui sono presentati oggi in quella prima partita, aggiungendo quel tocco di creatività con quel first pick di Morgana, è stato adorabile. Un ottimo cambiamento su quello che è lo stile di un team che tipicamente è abbastanza anche tradizionale, passami il termine, noioso tra virgolette, come abbiamo visto nel CK, ma un punto importantissimo. Mentre qua vediamo la classifica stilarsi, Pentanet con due sconfitte già dalla loro, purtroppo un inizio turbo sfortunato per la squadra che ha dovuto mettersi in gioco due volte oggi e purtroppo l'ha sofferto. L'ha sofferto tantissimo Pain Gaming e Mad Lions invece, con l'unica vittoria dall'altra parte, Gillette Infinity contro i Detonation Focus Me. Naturalmente Cloud9 devono ancora giocare contro gli Infinity e i Focus Me per poter poi capire realmente anche nel gruppo C, come anche nel gruppo B per Fastplay, Wildcats e tutto il resto, capire quello che succederà. I Wildcats troveranno i Mad Lions e i Pain Gaming potrebbero mettere sul 0-2 i PSG Talons. Dall'altra parte domani
due volte Royal Never Give Up. Eh già, due cose è tornato. L'apertura di giornata, due game, questa volta tocca agli RNG, quindi saranno loro a fare la mini maratona. E l'ultimo game della serata, molto importante, Pain Gaming già sull'1-0, PSG Talon che devono cercare il pareggio, altrimenti quello è un raddoppio sullo score e uno scontro diretto che mette in difficoltà i rappresentanti della VCS quando si parla di quella corsa alla top 2. Quindi occhio a quell'ultima partita. Poi ovviamente si spera tutti, io in primis, sulla ripresa dei Cloud9 contro i rappresentanti della LJL. Io mi sono emozionato a tornare a castare LCS, io devo ammetterlo, io LCS adoro, mi sono mancati un sacco, tanti bacini. Poi c'era Umajan, quindi nel senso comunque lo so, poi Sven è anche alto, biondo, insomma un bel ragazzo. Beh ragazzo, naturalmente, però devo essere sincero, arigato Gozaimasu, e quindi domani voterò per i Cloud9 solo per portargli sfortuna. Oh no! Te lo dico, lo ammetto. Mi puoi trascinare giù con te di ti nuovo. Ti trascino giù con me sempre comunque, Moonboy. Scherzi a parte, siamo arrivati a fine giornata. Grazie mille per essere stati con noi per tutto questo Day 1. L'appuntamento è naturalmente domani verso le 14.30 per il tappo, per poi iniziare con il secondo giorno di MSI. Dai Trulian, Moonboy e di Noise. Un saluto.